siamo qui come provincia, il liceo scientifico di Melfi, ad augurare i ragazzi, al corpo docente, ai dirigente scolastico, un forte augurio di nuovo inizio di questo anno scolastico, che dovrà essere foriero di tante, diciamo, di un apprendimento che loro devono avere per poter piano piano crescere e avere le basi per poter poi trovare il lavoro e la loro vita futura come meglio preferiscono. Ecco perché noi, anche come istituzioni, siamo presenti per dare il nostro contributo come provincia in termini sia di edilizia scolastica, nel migliorare i nostri edifici, ma anche nel offrire nuovi indirizzi scolastici, come il caso del liceo scientifico qui a Melfi, attraverso una scommessa che abbiamo fatto insieme al dirigente scolastico, quelli di istituire l'indirizzo sportivo. Ci siamo riusciti a formare la prima classe. Questo è un primo tassello che abbiamo realizzato, ma che ci deve ancora di più come dire, far lavorare affinché questo indirizzo possa attrarre anche negli anni successivi nuovi studenti qui al liceo scientifico di Melfi. Dopodiché il confronto come con le istituzioni devono avere, oltre con i dirigenti scolastici, come dicevo anche poc'anzi, i ragazzi, anche attraverso il diretto confronto con loro, affinché anche noi come istituzioni siamo sempre più sintonizzati su quelli che sono veramente i bisogni dei nostri ragazzi da ogni punto di vista. Per questo io, la mia presenza qui oggi a Melfi, anche per come dire, attraverso loro, augurare a tutti i ragazzi della provincia di Potenza che oggi iniziano questo nuovo percorso scolastico di come dire, un augurio di buon lavoro e di ovviamente un proficuo anno scolastico. Grazie per avermi parlato del centro scolastico, che ringrazio ovviamente per l'invito. Stamattina penso come tutti quanti, io credo anche il sindaco e lo stesso dirigente, siamo emozionati anche noi per questo inizio anno che ci porta anche a noi un po' indietro nel tempo, ci diciamo fa venire in mente tanti bei ricordi quando si era studenti, si era da quella parte. E con quell'emozione che oggi noi vi vogliamo ovviamente trasferire i nostri auguri di buon lavoro, perché ovviamente per voi questo deve essere, è giusto che lo si consideri anche un lavoro di formazione in prospettiva futura, per far sì che vi arricchiate sempre di più di quel bagaglio culturale formativo che vi consentirà poi in futuro di trovare il vero lavoro e quindi come meglio vi aggrada, almeno questo è il nostro augurio. Noi, lo diceva il preside, come provincia di Potenza, oltre ad essere ovviamente proprietari di queste strutture di scuole di secondo grado, ma abbiamo anche l'onore e l'onere di mettere voi nelle condizioni maggiormente di sicurezza per quanto riguarda le strutture scolastiche. La provincia di Potenza, non perché per merito ovviamente del sottoscritto che sta da 2 anni, ma da un bel po' di anni, ha fatto un grande lavoro sia a Melfi che sotto gli occhi di tutti. Ricordo, specialmente mi rivolgo anche al corpo docente, che approfitto per augurare di buon lavoro il corpo ATA, anche a loro di buon inizio anno scolastico. In questi anni ha investito molto nella ristrutturazione degli edifici scolastici, perché si era prefissato come primo obiettivo, anche rispetto a uno spopolamento che non riguarda solo ovviamente i grandi, ma riguarda purtroppo anche noi, i giovani, vogliamo mettere nelle condizioni tali che i nostri ragazzi, anche dal punto di vista formativo, non abbiano nulla da invidiare ai ragazzi che studiano in altre realtà, in altre regioni. Ecco il nostro impegno che ci accompagna in questi anni e ci ha portato come provincia di Potenza come una dei primi posti d'Italia tra le province che meglio efficientano, cioè ristrutturano dal punto di vista sismico e dell'efficienza energetica e ambientale le strutture scolastiche. Questo deve, oltre ad essere un vanto, deve essere come dire, un impegno che deve proseguire le istituzioni, quella diciamo, comunale rappresentata dal sindaco, io diciamo, umilmente come consigliere comunale rappresento la provincia,
dobbiamo stare al vostro fianco per cercare di mettervi nelle migliori condizioni possibili affinché possiate studiare sia dal punto di vista, come dicevo, della sicurezza degli edifici, ma anche dei trasporti, anche lì va diciamo, concentrato maggiori impegni da parte di tutti gli enti, affinché anche chi diciamo, è costretto per venire qui negli altri siti scolastici della provincia viaggiare deve essere messo nelle condizioni tali da poter, come dire, di poter farlo nel miglior modo nel modo più efficiente possibile. Come provincia, oltre a questo, diciamo, il Presidente l'ha ricordato, è stata veramente una scommessa. Il primo giorno che ci siamo incontrati con il Preside, ci siamo guardati negli occhi nel come dire, confrontarsi su come arricchire l'offerta formativa di questo bel liceo, che al di là insomma il Fitame, ci mancherebbe altro, questo un po' aiuta anche nel cercare di impegnarsi per la propria terra, ma è un liceo storico diciamo riconosciuto da tutti anche rispetto a ciò che ogni anno voi ragazzi riuscite ad apprendere, quindi anche nella giusta concorrenza con gli altri licei è uno dei licei migliori che abbiamo in Basilicata, e per questo abbiamo fatto una scommessa, come dire, che non era scontata, perché molte volte vedere un indirizzo sportivo in un liceo sembra quasi una diminuzione rispetto a ciò che un liceo fa, ma invece facendo comprendere un po' a tutti, il dirigente scolastico sta bravo anche all'interno della scuola, dei docenti, di far comprendere anche l'importanza di dare questa ulteriore offerta formativa, che al di là delle materie umanistiche e scientifiche dà anche una nuova possibilità di sbocco per i ragazzi nel campo sportivo, che sia anche management dello sport, ma anche che potrà dare tanti altri sbocchi ai ragazzi che vorranno intraprendere questo nuovo indirizzo, e cui faccio un augurio particolare, essendo il primo anno, una scommessa che comunque già lo si è vinta formando la classe,